attori che sono emersi nella vicenda Stamina, senza soffermarmi troppo sulle cose più assurde. Ho citato il professore quando ha detto del funzionario della regione che aveva provato Stamina, si era trovato bene, quindi ha telefonato probabilmente al direttore generale di Brescia e gli ha detto: o apri questa sperimentazione nel tuo ospedale. È così, è Perché lo così. dico io. Non è probabilmente, è È così. così perché lo dico io. Mi ricordo una volta un intervento di un nostro commissario straordinario, perché fa questa scelta? Perché me l'ha chiesto Sirchia, che a quel tempo era ministro, e non si discute. Io comando qui, ma non si può parlare di competenze. No, si discute, no. Abbiamo creato una classe di amministratori che sono abituati a rispondere solamente a chi li mette lì e a non tener conto di quello che succede nei posti dove vanno a lavorare. E questo è forte, nel senso che ha creato degli amministratori che sono assolutamente pronti a seguire quanto gli viene richiesto a livello centrale e assolutamente non disponibili a confrontarsi con quello che succede nel posto dove lavorano. E se ci fosse un piano centrale interessante, magari sarebbe stato anche utile, però non c'è neanche questo piano interessante se non una sottomissione a bisogni molto prosaici, molto precisi, di tipo politico e di tipo di business. Però vediamo un secondo fra questi soggetti. Allora, c'è anche un sistema che credo sia di tipo filosofico, in cui si è sviluppato in questi anni la medicina e soprattutto la relazione medico-paziente, che è una onnipotenza medica. Cioè, il paziente va, soprattutto quando ha un tipo di malattia difficile, una malattia che mette in discussione la sua vita, è abituato ad andare dal medico in una posizione di totale sottomissione. Il medico deve guarire, il medico ti deve dare, e spesso questa è la scorciatoia più facile, la compliance, no? Il paziente dice sempre di sì, no? Compliance. È un paziente che accetta tutto quello che gli viene detto. E questo tipo di onnipotenza è una cosa che a lungo andare poi genera una medicina che non sa definire i suoi limiti, genera una medicina che non dice: io arrivo fino qua, oltre questo non ho strumenti. Da qui nasce un evidence-based medicine che uno pensa che possa dare tutti i lineamenti di un intervento efficace di sostegno, di intervento, di salute, e che in realtà invece occupa solamente una piccola parte delle decisioni mediche. Purtroppo, evidence-based, chiare così, non sono tantissime le cose. C'è tutto un settore di cose che non sono chiare, che mancano di definizione, che non hanno trovato una risposta efficace, e su questo si gioca molto e si finisce. Una cosa, ad esempio, di cui si discute poco in medicina è l'ultimo tabù, è la morte, no? Cioè il fatto di dire che si nasce, si vive. Chi nasce firma che un giorno si muore, no? E la medicina non è solo fatta per rimandare il più possibile questo, che è importante, è utile che faccia questo, ma è anche utile che accompagni le persone, che aiuti la qualità della vita, che aiuti a vivere bene. Mentre spesso invece i nostri pazienti seguono il medico in questa prospettiva assoluta: mi devi guarire, se non mi guarisci hai sbagliato, ti manca qualcosa, qualcuno ha fatto un errore, c'è qualcosa che tu non hai fatto e allora non guarisco. E spesso si perde una grandissima
una grandissima opportunità di fare in modo che la medicina non sia solamente questa scienza salvifica che spesso si contrappone quasi alla Chiesa perché propone un altro paradigma, ma negli stessi termini di salvezza o di non salvezza, e invece perde la vicinanza alla persona, la difficoltà del vivere, la difficoltà di trovare delle risposte efficaci, la necessità dell'assistenza, la fuga che a volte fa la medicina quando il paziente non guarisce, no? In cui il nostro chirurgo fa fatica a rivedere quel paziente che non guarisce, perché lo sente non come una persona che conta sulla sua scienza medica per stare meglio, ma lo sente come una sconfitta. E questo, ad esempio, lo ritroviamo poi nella giustizia, l'esplosione del contenzioso, no? È chiaro, se tu mi hai promesso la guarigione, se non me la dai, hai sbagliato. C'è qualcosa che non va. Non esiste non esiste un qualcosa che è successo, una complicanza. Non esiste una complicanza, esiste l'errore. E questo è terribile, perché vuol dire anche questo, un'irruzione fortissima in questo mondo dell'onnipotenza medica, che è il corollario, il contraltare. E allora, se non guarisco, è colpa tua. E allora vado dal giudice. In realtà, dietro tutto questo contenzioso, in realtà c'è anche tantissimo business, un'altra volta, cioè decine e decine di avvocati che attendono questo per riuscire a lavorare e a lavorare sulla pelle della gente. In realtà la gran parte, l'altro giorno sentivo Cittadinanza Attiva, cioè di 100 esposti che arrivano a Cittadinanza Attiva, una sessantina dicevano fanno riferimento a una mancata relazione, una mancata informazione del paziente, no? Appunto, non si parla, si parla poco, non si spiega, e questo fatto qui genera una serie di incomprensioni e genera molto contenzioso. Di quelli invece che hanno una rilevanza di tipo che si potrebbe andare dal giudice, Cittadinanza Attiva dice che un 25 su 100 proseguono con una richiesta di chiarimenti, una richiesta di informazione alle strutture sanitarie. Quelle che vanno ai giudici sono veramente poche e che ricevono dal giudice una condanna per l'operatore sanitario, per l'istituzione sanitaria, ancora meno. Quindi veramente è una massa di contenzioso che non porta poi a un'effettiva risposta al paziente che sente un'ingiustizia, ma provoca solamente un'ulteriore perdita tremenda di tempo per i medici che non ne possono più del contenzioso, che non si sentono più tranquilli di niente, che tendono a rifiutare il paziente complesso, perché è un paziente che poi può provocarti dei problemi, che vedono poi il loro tempo assottigliarsi, perché rispondere all'avvocato, all'URP, al paziente, gli porta via il loro poco tempo che devono sottrarre al loro ambulatorio, alla loro sala operatoria. Invece sembra che funzioni di più questo del pretore: tu hai diritto alle cure, no? Il pretore che manda il paziente da Stamina e lo manda all'ospedale di Brescia, gli dice dovete continuare le cure, no? Con Guariniello dall'altra parte che dice come vi permettete di usare un metodo che non ha nessuna giustificazione scientifica, e l'altro pretore che gli dice tu devi continuare col metodo Stamina con questa paziente. E in mezzo ancora questi medici, questi amministratori che fanno più riferimento ad altri, e questo diventa difficile. Invece il diritto alle cure, come se l'articolo della Costituzione che dice che la salute è un diritto sia ancora un qualcosa di mercantile. Ho diritto quindi a 30
interventi chirurgici uno dopo l'altro, ho diritto a questo, a tutti i farmaci che qualcuno dice che possano servire, ho diritto a una TAC subito, anche se non ne ho un'urgenza, posso aspettare, però sono teso, voglio la TAC subito, ho diritto a questo. Quindi la Costituzione che parla di diritto alla salute viene trasformata in un diritto di tipo mercantile immediato da pretore che dice tu vai e ti devono dare queste cose. La politica non si vede proprio, cioè veramente, no? Anche quando sono arrivati i medici a fare i ministri, non si è visto la capacità di spiegare, di prendere delle decisioni serie rispetto a metodi e a interventi che reclamavano. E quelli di Stamina sono lì di fronte a Montecitorio, mi pare che siano ancora lì. Sono lì davanti, passano le troupe, li filmano, passano i nostri deputati e sono fermati lì. È una cosa... E chi urla di più? E i mass media, ricordava bene il professor Jean quando diceva del caso di Di Bella, ma le Iene su Stamina hanno fatto 20 servizi, 20 puntate, 20 puntate. E quindi c'è stata una spinta incredibile, anche i media, c'è veramente una tendenza incredibile a sottolineare gli aspetti eclatanti e a non entrare nei problemi. Allora, lavorando in oncologia, io ho delle grosse difficoltà, sono il front line di un ufficio relazioni col pubblico. Ogni volta che viene pubblicato un piccolo articolo in cui si dice il gruppo del San Raffaele ha trovato una proteina che è implicata nello sviluppo di metastasi che potrebbe fornire domani un qualcosa di interessante per questa malattia, viene sparata sui giornali, trovata la proteina che blocca le metastasi, il giorno dopo noi abbiamo 1000 telefonate da tutta Italia che dicono mi dia mezzo chilo della proteina. Cioè, oppure da un lato miracoli, ancora vengono utilizzati miracoli, anche se in questo caso sono medici, sono ricercatori che hanno fatto l'annuncio, no? Non sono mascalzoni come questo Vannoni. C'è il giornalista che lancia in questa maniera, oppure l'altra faccia della medaglia, il Corriere della Sera è morto di un male incurabile. Incurabile, cioè quando i tumori vengono definiti ancora male incurabile, o c'è il miracolo o c'è il male incurabile. In mezzo 2,5 milioni di italiani che hanno un tumore, l'hanno avuto o l'hanno adesso e se lo stanno curando, e questi non esistono. Se non sei nell'incurabile del necrologio e se non sei nel miracolo, perché le metastasi purtroppo stiamo scoprendo qualche cosina, ma per arrivare a controllarle quanto tempo avremo ancora, sembra un vuoto. Io ricordo un viaggio di poco tempo fa in Inghilterra con i miei figli. In 3 giorni ho visto 3-4 articoli sul cancro mentre ero là. Uno è un giornaletto di Camden, dove c'è il mercato, in cui c'era la storia della signora Smith che raccontava la sua radioterapia, cioè raccontava che cosa stava facendo. Era un diario di una paziente che fa la radioterapia e veniva considerato qualcosa da mettere sul giornaletto. No? Raccontare come funziona la radioterapia, come si va avanti con questa, che disturbi di là. Sull'Independent, che è un buon giornale, 2 articoli, ma importanti. Uno era di tipo psicologico, se un tuo amico ti dice il cancro, che cosa fare? No? Qui diceva, comportati normalmente. Qui diceva, affronta, parla, senti quello che ti chiede. Però è un articolo di questo tipo. Oppure un altro, che era un problema grave, era un uomo che raccontava di aver avuto un tumore al pene e di come ha sopportato la chirurgia, i problemi familiari e di come ne stava uscendo bene. Quindi, da un lato
il pensare, i tumori, il cancro, le malattie che non sono guaribili immediatamente come un mare che si situa qui dentro, fra o la morte, non si fa niente, quindi incurabile, oppure il miracolo. E dall'altro invece cercare di fare i conti con questo 2,5 milioni di persone. Secondo me i giornalisti non lo sanno, che quando loro scrivono di cancro parlano a 2,5 milioni di persone che hanno avuto o che hanno il cancro, e loro 10 milioni di persone, per cui bisogna avere un attimo di attenzione, di pensare al loro quotidiano. Invece questo stile è quello poi che genera di bella, che genera stamina e genera che a Milano, quando io dico facciamo una conferenza sulla chemioterapia, mi rispondono al Corriere, no, non mettiamo nell'almanacco, dico nel taccuino. No, non si può usare queste parole, la gente non vuole leggere di cancro e non lo mettiamo. Cioè, siamo a questi livelli. Ecco, stamina, mi è sembrato carino queste domande che hanno fatto quelli di Wired, che è una rivista interessante, molto sui new media. Scusa, non lo puoi mettere in grandire qui qua. Sì, no? Sì, era per non tediarvi con tutte le slide. Beh, però sono poche. Se no non si vede. Allora, e qui diceva, fanno le domande, hanno scritto, hanno fatto un hashtag, quindi sul sistema, su questo tipo di sistema, hanno preparato una pagina per Golia, che è il tipo delle Iene che ha fatto le 20 interviste, e gli hanno detto: Golia, per favore, continua a fare il giornalista, ma farlo bene, no? Perché non spingete Vannoni a rendere pubblico il metodo? Cioè, invece di continuare a dire che il metodo funziona, andate a chiedergli qual è il tuo metodo. Perché presentate sempre gli stessi pazienti e non gli altri che ha curato in questi anni? Perché non date voci ai genitori che, sebbene colpiti dalla stessa sofferenza, hanno scelto di non richiedere questo trattamento? Nel primo servizio Vannoni parla di un metodo e di un gruppo di ricerca. Ma perché non parla di chi è, di cos'è questo metodo e di chi sono questo gruppo di ricerca? Dove sono? Dove sono questi scienziati? L'atrofia muscolare spinale, la SMA1, non sarebbe rientrata nella sperimentazione anche su indicazioni di Vannoni, perché è troppo difficile da valutare in 1,5 anni di trial. E allora, perché continuate a utilizzare bambini colpiti da questa patologia come bandiera per la conquista di cure compassionevoli? Perché non approfondite l'inchiesta di Torino, che indaga per somministrazione di farmaci imperfetti e pericolosi per la salute? Perché non intervistate almeno uno dei pazienti elencati dalla Procura di Torino? Perché ha omesso ogni riferimento alle accuse di frode scientifica, al dibattito intorno alle domande di brevetto e alle controversie sul ritardo nella consegna dei protocolli? Facendo riferimento alle cure compassionevoli, perché non ha spiegato che il decreto prevede l'applicazione purché siano disponibili dati scientifici pubblicati su accreditate riviste internazionali? Se il metodo stamina si dimostrasse inefficace, cosa si sentirebbe di dire alle famiglie dei pazienti e all'opinione pubblica che hai trascinato in questa storia per 20 puntate? Quindi, questo mi sembra, allora, per rientrare ancora nei soggetti che abbiamo visto all'opera in questi mesi, ecco, nei giornalisti c'è una maniera di fare giornalismo assurda, c'è una maniera di fare giornalismo seria, quella dell'Independent sul cancro, quello di questi che vanno a chiedere a Golia di fare un'altra puntata cercando di far conoscere il sistema. Ritorno sull'evidence-based medicine. Io ho fatto un corso con il professor Duca sulle decisioni mediche ed è veramente interessante e importante capire come, di fronte alla complessità dell'intervento medico su un paziente, ci sono dei riferimenti importanti,
ci sono dei riferimenti importanti che si possono esplorare in maniera scientifica. Però quanti pochi medici utilizzano questo tipo di impostazione? In Italia, non so se c'è un... se non ho trovato dei dati, ma fra il giro dei miei pediatri, dei pediatri che conosco, ad esempio l'omeopatia sembra il massimo, i pediatri di base usano tantissimo con i loro pazienti l'omeopatia. Cioè l'evidence-based medicine e questi con l'omeopatia. È veramente impressionante. Su un documento bello, il vecchio libro di Bonadonna di oncologia, c'è un capitolo sulle cure miracolistiche e cita uno studio americano sulle terapie alternative. Dice che solamente il 2% dei medici americani sconsigliano, dicono no, lasciate perdere queste cose. Il 2%, il 98% invece dice, vabbè, se vuoi fare. E quindi e adesso cerco di chiudere perché mi sento di aver aperte tante cose, ma bisogna cercare di stringere un attimo. Allora, è fondamentale la comunicazione. La comunicazione. Cioè il dramma che la gente corre dietro ai ciarlatani è spesso perché medici, infermieri, sistema sanitario non comunica con le persone, non fa vedere quali sono i metodi, perché si fanno certe scelte, perché gli proponi quel farmaco, perché gli proponi quella cosa e non un'altra. Che cosa c'è dietro alle scelte mediche? E come sia necessario poi che il soggetto decida, che il soggetto venga chiamato in ballo. E mancando, e io per cui credo che questo fiorire di terapie miracolistiche abbia molto a che fare anche con la nostra responsabilità di operatori sanitari, che non riusciamo a dare una comunicazione efficace di quello che significa la medicina, di questa onnipotenza che non c'è. Vabbè, noi stiamo cercando nel nostro piccolino, allora uno spiegare ai nostri pazienti, all'istituto, abbiamo questo progetto da un bel po' di tempo, che si chiama Progetto Ulisse, e abbiamo un, ad esempio, cerchiamo di spiegare che cos'è la ricerca, i quattro passaggi della ricerca, il primo, la fase 1 per vedere qual è la dose sopportabile per l'uomo, la fase 2 in cui si vede se quel farmaco è efficace per quella malattia che abbiamo scelto, la fase 3 per vedere se è migliore di quello che usavamo fino adesso e la fase 4 per vedere che poi non vengono fuori cose strane dopo molti anni. È complesso spiegare questa cosa qui, però non possiamo non spiegarla ai nostri pazienti, visto che li coinvolgiamo poi nei clinical trial. E il consenso informato non può essere un pacco di robe così illeggibili, ma deve essere un proporre al paziente, spiegare quali sono i passaggi. Un esperimento carino che stiamo facendo è quello di coinvolgere anche i ricercatori di base, quelli di laboratorio, venire a parlare con i pazienti. No? Che è una cosa, in primo momento i nostri ricercatori sono abituati a parlare sempre con i colleghi, e invece farli parlare con i pazienti e... Allora, di solito c'è il ricercatore che spiega bene come ha funzionato la ricerca in questi anni, fa vedere quello che sta facendo, quello che ha pubblicato, e si ritrova subito col paziente che alza la mano e dice: ma per me cosa c'è? Cosa viene fuori adesso? E adesso stiamo andando avanti, ci vuole tempo. Diventa un interagire molto forte, molto bello per il ricercatore che si trova di fronte il paziente che gli richiede, che è quello che poi paga, no? La ricerca, che è quello che con le sue tasse paga la ricerca, che è quello che dà valore a tutto, però bisogna coinvolgerlo e bisogna raccontargliela. E dall'altro punto di vista il paziente, che si abitua a capire che non c'è il miracolo, quindi mezzo chilo di quella molecola e io sono a posto, ma che invece si sta andando avanti piano piano, con un lavoro comune di ricercatori,
di clinici, di pazienti che si sono prestati a fare la ricerca clinica quando non si sa qual è il farmaco migliore e accettare la randomizzazione di un computer che ti dice a te ti do questo, a te ti do quell'altro, perché ho fiducia che alla fine questo produrrà valore per i prossimi pazienti. È una cosa grandiosa, però bisogna spiegarlo, bisogna portarli con noi. E poi dobbiamo tener conto che rimane sempre la ricerca di altre terapie. Cioè i nostri pazienti in oncologia, la misura dei pazienti che si rivolgono anche ad altre terapie è molto alta. Si parla di 30-40% di pazienti che oltre a fare quello che gli propone l'oncologo vanno a cercare degli altri metodi. Noi abbiamo avuto varie fioriture, di Bella, ma poi c'è stato anche lo scorpione, Bonifacio, Vieri, ma quanti ne sono passati? E adesso ultimamente c'era questo di Cuba, che andavano a Cuba e gli davano questo veleno di scorpione, no? Che era diffusissimo, io ho conosciuto le persone, però che cosa fare? È difficile essere, stiamo tentando di spiegare, no? Dall'alo al veleno di scorpione. Allora, noi diciamo, guardate, quello che sappiamo noi, come gente che lavora in oncologia, sono che le cose che funzionano fanno questo percorso, che è il percorso della ricerca clinica, seria, quella che vi raccontiamo in queste riunioni. Questo è il percorso da cui escono le proposte che vi facciamo. Se voi volete fare qualcosa di diverso, perché il vostro vicino vi ha detto l'aloe, il veleno, gli scorpione, queste cose qui, queste non hanno fatto questo percorso. Per cui noi, secondo noi, non funziona. Però è un mondo che è al di fuori di quello che noi facciamo. Se voi volete sperimentare l'aloe, allora abbiamo messo lì un piccolo elenco di cose di sicurezza, no? Intanto non bisogna negarle, dire tutte stupidate. Noi come medicina riusciamo a dare risposte a una parte dei problemi di salute, una parte, e la dobbiamo dare con l'evidence-based medicine, con decisioni condivise, ben fatte, razionali, bisogna farle bene, multidisciplinari, però siamo sempre a quel 20, poi c'è un 80% che dipende da te, dal caso, dalla fortuna, e se tu vuoi sperimentare qualcosa di strano, ricordati alcune cose, almeno che sia medico, anche se non è una grandissima sicurezza, eh? Ci sono medici che fanno cose nell'alternativo tremendo. Meglio la farmacia che l'erboristeria, perché c'è un po' più di controllo, no? C'era le erbette non fanno male, le erbette c'è la cicuta, ricordiamolo al nostro paziente, guarda che le erbette fanno male anche loro, bisogna stare attenti. Secondo, che funzionino queste cose, sono veramente pochissime in realtà. Noi non sappiamo il futuro, magari l'aloe ti fa guarire, non lo sappiamo. Però sono veramente poche, non spendere i tuoi risparmi, non vendere la casa per cure alternative strane. Parlane con l'oncologo, diglielo, perché certe erbette hanno, ci sono tante cose, se ho visto il pompelmo che interagisce con alcuni farmaci chemioterapici, il fumo ad esempio ha molte controindicazioni anche proprio biochimiche, attenti agli effetti collaterali, valutare se ti va stare meglio oppure no. Se non stai bene, se ti pesa, ci sono certe diete che impongono ai nostri pazienti degli strani tipi che dicono non devi mangiare più questa cosa, non devi mangiare più quell'altra, così guarisci dal cancro, che a volte sono terribili, no? Quindi diciamo ai nostri pazienti, stai attento, prova, se ti dà fastidio, lascia perdere. Sono terapie complementari che vanno al di fuori. Noi non siamo onnipotenti, noi sappiamo darti queste cose bene, il resto non farti male per favore, non farti male, ma sempre in un clima di comunicazione. E un'ultima cosa, proprio
quando rivedevo queste cose, spesso vedo che sono importanti anche sulla sperimentazione clinica che noi proponiamo ai nostri pazienti. Cioè, quando un paziente oncologico con una malattia degenerativa proponiamo 3, 4, 5 linee di trattamento, arriviamo alla quarta, quinta linea, in cui le probabilità che funzioni in senso di fermare la malattia o di farti star meglio sono veramente poche. Per cui, ancora una volta, deve essere una scelta del paziente e dell'interazione. Ci sarà il paziente che dice: una su 100.000, ma mi interessa, voglio sperimentarla perché così mi sento. C'è quello che dirà: no, io preferisco fermarmi a questo momento, preferisco utilizzare la medicina, che è la medicina palliativa, la medicina dell'assistenza, la medicina della qualità della vita, che è una medicina che non va abbandonata. Invece a volte sembra che l'unica medicina è quella della molecola che fa guarire, basta. Invece purtroppo molti di noi non guariamo, abbiamo bisogno di qualcuno che ci accompagni, che ci faccia vedere giorno per giorno che cosa possiamo fare per stare un po' meglio. Magari non riusciamo a guarire, ma stare un po' meglio. E questa medicina è una medicina che esce dall'onnipotenza e diventa una medicina prossima, vicina, che mi dà una mano nel mio vivere di tutti i giorni. È veramente difficile, è un casino. Non è facile.